la figura dell'intellettuale, l'intellettuale moderno. Questa figura trova incarnazione, potremmo dire come quasi un personaggio emblematico, nella persona di Voltaire. Voltaire, appunto, modifica, potremmo dire, quella che è la domanda filosofica che la filosofia consegna fino all'età di Voltaire, la domanda sul fondamento della realtà, è una domanda che si muove verso l'originario, che domanda cos'è appunto il principio, il fondamento, l'origine, la domanda ontologica, come dicono tecnicamente i filosofi. Ebbene, questa domanda ontologica che guarda retrospettivamente e quindi in qualche misura guarda al passato, è una sorta di movimento retrogrado, in Voltaire si trasforma, potremmo dire, in una domanda che ci è estremamente familiare. È la domanda di che cosa significa il tempo in cui viviamo. Voltaire ci dice la domanda sul presente è la domanda essenziale a cui l'intellettuale risponde, in che senso? Nel senso in cui appunto noi dobbiamo analizzare il presente per spiegare le forze che in qualche misura ne compongono la struttura. Questa azione continua di Voltaire sullo stato delle cose costituisce un esempio, potremmo dire, che diventerà paradigmatico di quel ruolo dell'intellettuale in cui si collocherà un certo modo di fare filosofia. In questo senso, quindi, Voltaire inventa una certa figura del filosofo moderno. François-Marie Arouet, noto come Voltaire, nasce il 21 novembre del 1694 a Parigi, in una famiglia della ricca borghesia. Fin da molto giovane viene introdotto nella vita dell'aristocrazia cortigiana francese, dove si fa notare grazie al suo spirito brillante e sagace. Nel 1726 Voltaire è costretto all'esilio in Inghilterra, ma il soggiorno londinese si rivela fondamentale per la sua formazione intellettuale. Lì entra in contatto con la cultura liberale del tempo, che influenza fortemente il suo pensiero. Scrive allora le Lettere inglesi, pubblicate nel 1734, nelle quali celebra la libertà politica e intellettuale del paese d'oltremanica ed esalta la filosofia di Bacone, Locke e Newton. Tornato in Francia, pubblica opere letterarie, filosofiche e scientifiche, tra cui il trattato Elementi della filosofia di Newton. Riallaccia anche i rapporti con la corte di Francia e nel 1746 viene nominato membro dell'Académie française. Pochi anni più tardi, tuttavia, accetta l'invito di Federico II di Prussia e si trasferisce presso la sua corte, dove rimane fino al 1753. Dopo un soggiorno in Svizzera, nel 1758 ritorna in Francia, stabilendosi nel castello di Ferney. Qui prosegue nella sua attività di scrittore, affermandosi come esponente di spicco dell'illuminismo europeo. A questo periodo risale la stesura del suo romanzo più famoso, Candido, e di saggi storici e filosofici come il Trattato sulla tolleranza e il Dizionario filosofico. All'età di 84 anni l'autore fa ritorno a Parigi, dove riceve un'accoglienza trionfale. Qui si spegne il 30 maggio del 1778.